Mi chiamo Vito Nicola Paradiso e sono un musicista, autore e didatta. Sono qui per dare un saluto a tutti gli amici dell'associazione culturale Da Ischia l'Arte, di cui mi onoro di far parte e di essere anche un socio fondatore. Un grazie particolare all'amico Bruno Mancini, instancabile promotore della cultura, con la C maiuscola. Vi lascio con un breve saluto a modo mio e con l'augurio di volare alti con questa associazione. È accaduto nel mio comune ed io
ho vissuto quel dramma, e adesso che Bruno l'ha espresso, la frana e noi, mi è sembrato proprio di rivederlo, gli stessi sentimenti, quindi sono un po' più affezionata. Adesso che la vedo, spero di essere brava come lui. Sono le 3:13 minuti, un'ora insignificante, digiuna di attese, sterile di affanni. E penso alla madre in alto con la figlia, 15 anni, meno di 40 anni in due, trasportata in un fiume di fango. Sì, noi siamo pronti.
Sono Alessia Palomba e vi leggerò alcune poesie di Bruno Mancini della raccolta Io fui mortale. Perfetto. Di Bruno Mancini, che giunga da lontano. Ancora mi chiama la voce notturna vagante tra le mie chiese infrante. Stanotte ti ho sognato. Un palpito, un eccesso, un rombo d'amazzone già mai delusa. Non basta un sortilegio a carpire dalle parole astratte i movimenti, i suoni, i turbamenti, gli sguardi, gli impeti, gli odori, la scena illuminata dal sole o dalla luna. Non basta un incantesimo per darmi accesso all'altro labirinto del cuore di una donna. A questo pensa il sogno. Stamani ti ho sognato. Le coccole nel mare, profondo, che poi risucchia il pescatore appassionato. Stamane ti ho sognato. Le coccole nel mare placido, simile a bimbo che venga da lontano. Di Bruno Mancini, eppure tu mi chiederai di illuderti. Eppure tu mi chiederai di illuderti. Tra i petali gialli di quei cespugli, sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un dì rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai, Caronte, di quel naviglio a punta gialla, traghetto di incoerenze, fermo da ieri sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai, distesa sul tuo divano verde, accanto al fuoco, smorzato ieri, per vivere la sfida alle donnine nude sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta dalla cornice verde, a guardia del tuo letto, dipinta ieri, per le tue nuove notti di baldoria. Ingresso a inviti. Oppure tu mi incanterai col tuo dilemma a penna verde, qui tutto niente. Scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dov'è mistero la tua complicità? Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo.